Bene amici, apriamo con questo mini parco giochi. Adesso state tranquilli che vi faccio vedere dove mi trovo. Vi ho già fatto vedere un piccolo assaggio dello smartphone che andremo a vedere tra poco. Vi faccio vedere il logo. Siamo praticamente allo stand di ZTE. Allo stand di ZTE che secondo me anzi, non può diventare un problema, secondo me è già un problema e lo diventerà sempre di più per brand come Huawei, LG e quant'altro, perché secondo me ha fatto un prodotto davvero iper interessante. Andiamo a sbloccarlo, anzi vi faccio vedere prima un assaggio di specifiche tecniche. Scusate, ma non posso mettere il cavalletto perché il piedistallo del telefono è troppo alto e quindi devo fare tutto con una mano. Intanto sentite la musica del demo dello ZTE Exynos 7. Allora, processore Qualcomm Snapdragon 820, primi due core a 2.0 GHz e gli altri due a 1.6. Abbiamo poi un ottimo altoparlante che garantisce davvero un suono fantastico anche con il Dolby Digital inserito, batteria da 3250 A con il Quick Charge 3.0, quindi carica veramente in pochissimo, ormai non c'è nulla da spiegare. Fotocamera da 20 megapixel con sensore a 16 noni e abbiamo poi un display 2.5D 5.5 AMOLED, 4 GB di RAM, espendibile fino a 256 GB. Non so se le memorie sono di tipo UFS 2.0 oppure eMMC, ma andiamo subito a vedere questo smartphone, lo andiamo a sbloccare. Credo e spero che voi riuscirete a vedere quello che sto facendo in questo momento. Allora, innanzitutto vi dico che il sistema è fluidissimo, dopo vi faccio vedere anche l'estetica del telefono, faccio vedere come sono posizionate le casse, dietro come è praticamente strutturato, vi faccio vedere un po' di cose. Adesso parliamo un attimo di come gira. L'ho usato per una ventina di minuti, ho fatto tantissime foto, un video che adesso, intanto che magari vi parlo, lo mando, così ve lo faccio vedere. Un video in 4K. Ah no, questa è la foto. Vabbè, comunque questo poi lo trovo, anzi cerco di trovarlo perché era venuto davvero molto molto bene. Che dire di questo smartphone? Allora, innanzitutto il display, dicevo, scusate, il sistema operativo funziona davvero molto bene, gira dappertutto. Abbiamo la versione di Android 6.0. andiamo a vedere nelle specifiche del telefono. Scusate ancora, ci sono i tasti al contrario, mi trovo sempre malissimo con questi. Allora, vedete il modello del telefono, Android 6.1, abbiamo questo kernel e quant'altro. L'ho usato per circa 20 minuti. Per me il cuore pulsante di un telefono deve essere la cam. Fa foto davvero davvero definite, soprattutto sono anche, diciamo, molto ben definite. Per esempio, guardate questa foto, vi faccio un po' di zoom anche sul telefono, cercheremo di mettere a fuoco. Guardate come è definita la foto, l'ho zoomata perché in realtà la foto è questa. Magari zoom ancora un po' di più così riuscirete a vedere realmente la bontà del sensore. Andiamo magari a fare un po' di zoom così vedete. Vi posso assicurare che è davvero davvero ben definita. Le foto poi vengono scattate in maniera molto veloce e questo è un piacere, perché questo l'ho fatta io per esempio. Guardate come è ben definita, veramente c'è tantissimo zoom, non c'è praticamente nessun tipo di sbavatura né niente. Mi ha veramente sorpreso tantissimo questa cam. E poi ragazzi, l'audio è veramente fantastico, veramente molto molto buono. Adesso c'è il video di demo che è partito, cerco di avvicinare un po' il microfono, più o meno stando a una ventina di centimetri, per farvi assaggiare la bontà di questo audio. Adesso vabbè, non è partita la canzone, vabbè, magari mettiamo una canzone così anche voi potete sentirla. Take me for all I pay.
audio che mi ha veramente sorpreso, un telefono che è bello. Adesso vi faccio vedere un attimino, cerchiamo di tirarlo giù. Can you unlock me because I do a video? Can you take it now? Take it out. Yeah, take it out. I need a colleague because No, only with only here. Take down. Okay, thank you. Okay, so. Okay, mi ha aiutato il collega di ZTE per toglierlo. Allora, vi faccio vedere un attimino il design, è tutto in metallo, ripeto, schermo 2.5D Super AMOLED. Dietro abbiamo la back cover anch'essa tutta in metallo con il fingerprint, doppio flash LED, la camera, ripeto, da 20 megapixel con il sensore da 16 noni che fa foto veramente belle. Sopra il jack da 3.5, secondo microfono per la riduzione rumori e quant'altro. Mi sono trovato davvero benissimo in questi 20 minuti, come non mai. E niente, per questa breve recensione è tutto. Hanno messo i telefoni in una posizione veramente iper sbagliata, troppo alti, e non si riescono a gestire. Niente, da ZTE, dalla ragazza è tutto. Io vi auguro una buona giornata e continuo a fare il giro all'IFA, e chissà, magari vi faccio vedere anche il mini di questo, che è uguale ma costa molto meno. Ciao ciao.